Avezzano in cerca di conferme per consolidare il primo posto in classifica e tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici Giulianova e L'Aquila. Al De Marzi arriva il Penne penultimo in classifica, a secco di vittorie da 4 turni e alla disperata ricerca di punti salvezza. Torti sceglie Di Paolo al fianco di Dos Santos con Braghini tra le linee e Bisegna nel tridente di centrocampo con Sassarini e Donatangelo. Nel Penne soltanto panchina per l'ex Guerra e schieramento a specchio con Antonacci alle spalle di Cacciatore e Cellucci. Avvio travolgente per l'Avezzano che la blocca dopo 10 giri d'orologio. Dos Santos vede un corridoio per l'inserimento di Braghini che è glaciale, fulmina Egidio Aquiles per l'1-0. Altri 60 secondi e i biancoverdi potrebbero raddoppiare. Egidio non si intende con Mennillo, Besana ci mette lo zampino e per poco non riesce la beffa. Il Penne si vede alla metà del tempo con la telefonata di Cacciatore a Venditti che blocca in due tempi. Ma era illusione perché l'Avezzano torna in avanti ancora con Besana che pennella per l'inzuccata di Di Paolo che va centimetri dal raddoppio. 2-0 rimandato di appena 2 minuti quando Silvestri a terra Braghini e Di Florio assegna il calcio di rigore. Dos Santos si conferma giustiziere dagli 11 passi e sigla il suo 16° gol in campionato. L'Avezzano non si ferma e assesta i colpi del KO nel finale di tempo. Al 40° Braghini pesca il tiro a giro vincente che si insacca dopo la deviazione di un avversario. Nemmeno il tempo di esultare che Bisegna si unisce alla festa e porta i suoi all'intervallo sul 4-0. Negli spogliatoi Aielli cambia Cutilli con Di Fabio ma il Penne non si scuote e l'Avezzano cannoneggia ancora con Braghini che raccoglie la respinta di Egidio su Besana e cala la sua prima tripletta in biancoverde. 120 secondi e Dos Santos raccoglie ancora l'assist di Besana e fa 6-0 con il gol numero 17 in campionato. Per l'Avezzano che passeggia sulle macerie dei pennesi è poco più di un allenamento. C'è gloria allora anche per i subentrati Blanco e Pendenza che al 21° combinano alla perfezione e calano il 7-0 con la rete dell'ex Cupello. Nel finale arrotondano il punteggio ancora Blanco al 34° e Pendenza al 45°. Troppo Avezzano e troppo poco Penne. Vittoria record per i biancoverdi, sempre al comando della classifica e con la consapevolezza di poter contare su un attacco da categoria superiore. Mister, allora dopo una prestazione come questa c'è poco o c'è tanto da dire? Non credo che sia molto da dire. I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Dispiace che magari il risultato è così penalizzante per il Penne, però d'altronde quando noi abbiamo nella nostra rosa in panchina gente come me, Pendenza e Blanco, per forza di cose, gente che quando poi tu la fai entrare è ovvio che vogliono lasciare il segno, no? Per cui niente, io sono contento per la squadra perché anche oggi abbiamo dimostrato insomma che ci siamo, per cui ci godiamo questa vittoria e da martedì pensiamo alla prossima. Beh, sicuramente non era la partita, e sapevamo che era una partita difficilissima e in questo momento siamo in grandissima difficoltà sia come organico sia come condizione psicofisica anche tattica. Oggi avevamo diversi giocatori fuori, però è difficile commentare una partita del genere perché siamo stati praticamente in partita fino al 2-0, poi siamo usciti completamente dalla partita. Questo è un punto, non lo so se chiamarlo un punto di partenza o un punto di arrivo. Sicuramente parlerò con la società e chiedo scusa a tutta la città perché non mi è mai capitato un punteggio del genere, una partita del genere, non l'ho mai subita. Io sono un pennese e mi sento veramente di chiedere scusa alla città perché abbiamo fatto una figura non all'altezza.